Vi siete mai chiesti quale sia il significato profondo dietro il libro della Genesi? Bene, cari amici, oggi ci immergeremo nelle profondità di questa antica narrazione, esplorando i suoi misteri e le sue lezioni senza tempo. Questo antico libro è più di una semplice raccolta di storie antiche. È un invito a riflettere sul nostro posto nel grande disegno divino, sulla nostra responsabilità di custodi della creazione, sulla nostra capacità di scegliere il bene anziché il male. E così, mentre esploriamo le pagine di questo antico libro, ricordiamoci che siamo parte di una storia più grande, una storia di amore, speranza e redenzione. Ogni giorno, con le nostre scelte e azioni, possiamo contribuire a rendere il mondo un luogo migliore, più vicino al paradiso che Dio ha originariamente immaginato per noi. Siamo chiamati a non disperare, ma a rialzarci, a tendere la mano a Dio e a lasciare che Lui ci guidi sulla strada della rettitudine. Perché anche nella più buia delle notti, la luce del Suo amore continua a brillare, pronta a guidarci verso una nuova alba di speranza e rinnovamento. Ma prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale se siete nuovi e a condividere questo video con chiunque possa trarne ispirazione. Che questo viaggio attraverso la Genesi possa illuminare le vostre menti e risvegliare i vostri cuori alla bellezza e alla grandezza della creazione divina. Grazie per essere qui con me oggi e che la pace e la benedizione di Dio siano con voi sempre. Il nome Genesi, radicato nell'antica lingua ebraica, significa origine o nascita. Questo nome ci sussurra di un nuovo inizio, di un'epoca primordiale in cui il Creatore plasmò ogni cosa con saggezza e amore. In questo antico testo vediamo dipanarsi il racconto della creazione stessa, quando Dio, con il suo tocco divino, trasformò il caos in un giardino rigoglioso, un'oasi di bellezza e speranza in cui gli esseri umani avrebbero trovato dimora. E in ogni pagina risuona l'eco delle parole divine che proclamano la bontà di ciò che è stato fatto. Ma la Genesi non è solo una storia di creazione, è un viaggio attraverso i secoli, attraverso le vite di Adamo ed Eva, i primi figli dell'umanità. Adamo ed Eva sono simboli viventi della nostra stessa esistenza. Adamo, che porta il peso dell'umanità sulle sue spalle, ed Eva, che incarna la stessa essenza della vita. E Dio, nel suo infinito amore, dona loro il libero arbitrio, la capacità di scegliere il percorso da seguire. Eppure, pone di fronte a loro un albero, l'albero della conoscenza del bene e del male, un simbolo del potere e della responsabilità che accompagnano la libertà di scelta. Nel libro della Genesi leggiamo: «Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire». Un monito che risuona ancora oggi nelle profondità dei nostri cuori, una chiamata alla saggezza, alla riflessione, alla consapevolezza delle nostre azioni e delle loro conseguenze. Questo versetto è una parte del dialogo tra Dio e Adamo nel giardino dell'Eden. Dio pone questa restrizione all'attenzione di Adamo, avvertendolo di non mangiare dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questo comando di Dio rappresenta il primo atto di libero arbitrio dato all'umanità, dando a Adamo la possibilità di scegliere se obbedire o disobbedire a Dio. La disobbedienza di Adamo a questo comando è comunemente conosciuta come la caduta dell'uomo, un evento fondamentale nella teologia cristiana che ha avuto un impatto significativo sulla condizione umana e sul rapporto dell'umanità con Dio. Nel capitolo 3 della Genesi leggiamo: «Poi il Signore Dio disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante
per custodire la via all'albero della vita. Questi versetti rappresentano la conclusione della storia della caduta dell'uomo, che segue alla disobbedienza di Adamo ed Eva nel mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dio, dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito, si rivolge agli angeli dicendo che l'uomo è diventato come uno di loro, conoscendo il bene e il male. Temendo che l'uomo, avendo già peccato, possa anche mangiare dall'albero della vita e diventare immortale, Dio decide di scacciare Adamo ed Eva dal giardino di Eden, il luogo dell'armonia e della comunione con Dio. Questo atto simbolico rappresenta l'espulsione dell'umanità dalla presenza diretta di Dio a causa del peccato. Dio posiziona dei cherubini e una fiamma di spada guizzante a est del giardino di Eden per proteggere l'accesso all'albero della vita, simbolo della vita eterna, e impedire all'uomo di mangiarne e vivere per sempre. In questo modo, la storia di Adamo ed Eva nel giardino di Eden rappresenta il momento in cui l'umanità viene separata dalla comunione diretta con Dio a causa del peccato e deve affrontare le conseguenze della propria disobbedienza. Ma la verità è che la visione umana del bene e del male è distorta, specialmente senza la guida di Dio. E così, dopo la caduta, le cose prendono una brutta piega. L'umanità inizia a sprofondare sempre più in basso, perdendo fiducia, manifestando vergogna e cedendo alla tentazione della violenza e della vendetta. Vediamo Caino uccidere suo fratello Abele per gelosia. E poi vediamo un ulteriore deterioramento morale quando Lamech, un discendente di Caino, si vanta della sua brutalità e arroganza. Questo è evidenziato nel capitolo 4 della Genesi, dove Lamech si vanta del suo omicidio e minaccia di vendicarsi 7 volte di più se qualcuno osava ferirlo. Lamech disse alle mogli: «Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Questi episodi mostrano come il peccato abbia avuto un impatto sempre più negativo sull'umanità, portando alla violenza e all'orgoglio. In risposta a questa crescente corruzione morale, Dio decide di intervenire. Questo culmina con il racconto del diluvio universale nel libro della Genesi. Dio, vedendo quanto la malvagità dell'umanità fosse dilagante sulla terra, decide di distruggere ogni essere vivente tramite un diluvio, ad eccezione di Noè e la sua famiglia, che erano giusti e integri. Questo diluvio è interpretato come un atto di giudizio divino nei confronti dell'umanità per la sua depravazione morale, e come un'opportunità per un nuovo inizio per l'umanità attraverso la famiglia di Noè. Quindi in mezzo a questa oscurità c'è ancora speranza, perché la storia dell'umanità non è ancora finita. Possiamo ancora scegliere di tornare a Dio, di affidarci alla sua saggezza e alla sua guida. Possiamo ancora abbracciare l'amore, la compassione e la redenzione che Lui ci offre. Sì, abbiamo peccato. Sì, abbiamo commesso errori. Ma Dio non ci ha abbandonato. Egli ci offre ancora la sua misericordia, il suo perdono e la sua grazia. Quindi, fratelli e sorelle, non disperiamo. Non lasciamoci abbattere dalla nostra caduta. Invece, rialziamoci, tendiamo la mano a Dio e lasciamo che Lui ci guidi sulla strada della rettitudine. Perché anche nella più buia delle notti, la luce del suo amore continua a brillare, pronta a guidarci verso una nuova alba di speranza e rinnovamento. In ogni racconto biblico troviamo una lezione di vita, una luce che squarcia le tenebre dell'oscurità. Il diluvio, spesso interpretato come l'ira di Dio, in realtà nasce dalla sua tristezza per lo stato del mondo. Ma in mezzo alla tempesta c'è un faro di speranza: Noè e la sua famiglia, prescelti per essere salvati attraverso l'arca. E non dimentichiamoci degli animali, affidati alla loro cura per preservare la vita sulla terra.
Questo evidenzia il concetto di responsabilità umana verso la creazione di Dio e la cura dell'ambiente. Dopo la catastrofe del diluvio, ci si aspetterebbe che l'umanità avesse imparato la lezione e fosse diventata più devota a Dio. Tuttavia, ciò non avviene e l'umanità ricade nel peccato e nella disobbedienza. La storia della Torre di Babele è un esempio di questo continuo ciclo di peccato. Gli uomini, spinti dall'ambizione e dall'orgoglio, cercano di costruire una torre che raggiunga il cielo per dimostrare la propria grandezza e indipendenza da Dio. Questo rappresenta un atto di ribellione e disobbedienza nei confronti della volontà di Dio. Tuttavia, Dio, nella sua saggezza e misericordia, interviene per disperdere le loro intenzioni. Leggiamo il passo. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà a loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Questo atto non è un castigo per la loro ambizione, ma piuttosto un atto di protezione e insegnamento. Dio mostra che solo seguendo la sua volontà e riconoscendo la sua sovranità, l'umanità può trovare vera pace e prosperità. In questo modo, la storia della Torre di Babele illustra la continua lotta dell'umanità tra l'ambizione egoistica e la sottomissione alla volontà divina, e l'importanza di affidarsi a Dio per la vera guida e prosperità. Queste storie ci insegnano una lezione fondamentale. Quando l'umanità cerca di definire il bene e il male da sola, porta solo alla rovina. Ma c'è speranza, sempre. La missione di Dio per salvare e restaurare il mondo è appena iniziata, e noi siamo chiamati a essere parte di essa, diffondendo amore, compassione e speranza ovunque andiamo. Sì, ci saranno sfide e prove lungo il cammino, ma con la nostra fede salda in Dio e il suo amore eterno come guida, possiamo superare ogni ostacolo e contribuire a costruire un mondo migliore per tutti. Grazie per aver seguito fino alla fine. Vi aspetto nel prossimo video per continuare questo viaggio di conoscenza e riflessione attraverso la Bibbia. Se siete nuovi nel canale, vi invito a iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti. E non dimenticate di condividere il video con chiunque possa trarne ispirazione e arricchimento spirituale. Grazie ancora per essere qui con me, e che la pace e la benedizione di Dio siano con voi sempre.